Ciao carissimi, oggi andiamo a vedere insieme questa bellissima piastra della Cecotec, la Full Crystal. La trovate in diversi colori, così come c'è nel libretto di istruzioni, sia nera che rossa come la mia, beige e azzurra. Sono veramente bellissime. Come vedrete, cuoce in pochissimo tempo. Vi lascio il codice sconto, a casa di Apicio, tutto minuscolo, da inserire nel carrello. E avrete il 5% di sconto. Mi avete chiesto di dirlo più volte e ecco qui che ve lo rammento. Andiamo a vedere l'unboxing e la cottura di questo hamburger. Andiamo ad aprire la nostra piastra di induzione che si chiama Full Crystal Sky, Onyx, Diamond o Scarlet a seconda del colore che andiamo a prendere. By Cecotec. Allora andiamo a vedere sulla scatola dove già c'è scritto che il tempo di cottura è programmabile, il timer digitale, c'è la protezione contro il surriscaldamento che è importantissimo e il cibo viene cotto al punto giusto. Dalla parte posteriore, copro qui perché c'è l'indirizzo, quattro programmi predefiniti e possibilità di avere la modalità manuale, il controllo touch e il design elegante perché effettivamente è molto bello. La temperatura può essere regolabile, può essere regolata e ha 10 livelli di potenza. Andiamo a vedere all'interno. L'imballaggio con il quale vi arriverà la vostra piastra di induzione è perfetto proprio per non farla rovinare. Sì, io ho preso questa rossa perché mi piace particolarmente il rosso, è uno dei miei colori preferiti. Guardate che meraviglia! C'è sempre il libretto di istruzioni che consiglio di leggere anche se vi do tutte le indicazioni del caso. La presa è Siemens. Guardate che meraviglia! Mi raccomando, quando andate ad utilizzare la piastra di induzione non mettetela su un piano di acciaio o di alluminio, né tantomeno andate a posare sulla piastra di induzione per esempio i coltelli piuttosto che forchette, cucchiai, ma anche la carta stagnola, perché la piastra a induzione è, diciamo, l'oggetto metallico è un conduttore di calore e quindi poggiata sulla piastra di induzione potrebbero causare anche lesioni molto serie. Facciamo in modo che intorno alla nostra piastra di induzione ci siano almeno 10 centimetri liberi, di spazio libero. E, ovviamente non dobbiamo andare a mettere la piastra in induzione né il cavo in acqua, la possiamo andare a pulire con un panno. Altra cosa importante è che la nostra piastra di induzione, dopo averla spenta, rimane per un certo periodo di tempo calda e quindi non andiamo a metterci le mani o comunque non andiamo a toccarla. Dopo averla spacchettata tutta, andiamo a vedere se ci sono degli adesivi sulla superficie. Non andiamo ad utilizzarla attaccata alle pareti oppure proprio sotto ai mobili, quelli a parete, oppure vicino alle tende, quindi a tutto ciò che potrebbe essere infiammabile. E non andiamo a mettere la nostra piastra vicino, per esempio, al termosifone, al fornetto o altre fonti di calore. Qui ci sono segnati da queste lineette, non so se le vedete, ci sono queste lineette che delimitano un cerchio. Ecco, la nostra pentola, la nostra padella, insomma quello che utilizziamo, la nostra pentola, la nostra padella, quello che andiamo ad utilizzare per cuocere il prodotto e l'alimento deve essere contenuto all'interno di questo cerchio delimitato da queste quattro lineette. È importantissimo e non andare a riscaldare gli alimenti, per esempio all'americana dentro le lattine o in recipienti ermetici, perché queste possono andare a provocare una dilatazione dell'aria e quindi a far scoppiare il contenitore. Quindi mi raccomando, e teniamolo al di fuori della portata dei bambini, almeno al di sopra dei 9 anni. Poi, al di sotto dei 9 anni non possono usare questa piastra da soli, giustamente. Il cerchio che è delimitato da queste lineette può contenere delle padelle, delle pentole al massimo di 28 centimetri. Come avete visto nel video precedente,
ho pubblicato una casseruola e un grill, la bistecchiera. Quelle possono essere tranquillamente utilizzate anche su questa piastra di induzione. Io le uso sul gas, ma possono essere utilizzate anche su questo. Il diametro va dai 12 ai 28 centimetri, quindi per i contenitori. Possono essere utilizzate tutte le padelle e le pentole con doppio fondo ferromagnetico. Come facciamo a vedere se c'è il fondo ferromagnetico, per esempio quelle smaltate in ghisa, ma anche in acciaio inox o quelle fatte apposta per la piastra di induzione, andiamo a mettere una calamita. Se questa si attacca è ferromagnetica il fondo, se no, no. Proprio perché la piastra di induzione utilizza campi magnetici, quindi genera calore senza il fuoco, il fumo, il gas, eccetera. E se le correnti magnetiche passano attraverso materiali non metallici, la piastra non riesce a produrre calore e quindi non può essere utilizzata. È prodotta con un materiale che non perde la brillantezza, che è resistente all'usura. Ha il controllo intelligente delle temperature, un controllo touch, quindi il pannello di controllo risponde al tatto, perciò non è necessario andare a spingere come faccio ancora io sui cellulari, così viene usato il polpastrello e non la punta del dito, appunto, non così come faccio io. C'è pure la funzione macchinetta del caffè, vedete la moka. Nel momento in cui siamo pronti per cuocere, andiamo a appoggiare il nostro contenitore con l'alimento sopra la piastra e andiamo ad accendere attraverso il collegamento con la presa, appunto, alla corrente. La piastra farà un beep, andremo poi a premere questo pulsante e lei si accenderà. Una volta accesa, appunto, si ascolterà un bip e il display mostrerà on. Se lo vogliamo spegnere, andiamo a premere nuovamente con il polpastrello e questa si spegne dopo un minuto circa. Questo qui invece è il selettore delle modalità per scegliere la modalità desiderata tra quelle disponibili, quindi la manuale, e selezioniamo il livello di potenza desiderato che va da 0 a 10 con i pulsanti per andare a aumentare e a diminuire, quindi questi due. Mantenere il caldo è la funzione numero 2, 3 è la funzione zuppa, 4 riso e 5 è caffè, quindi eccoli qua, ok? Se mettiamo la funzione manuale non possiamo programmare, se no andiamo a premere il tasto di programmazione per decidere quando la piastra può iniziare a riscaldare il recipiente. Il display mostra 000 e inizia a lampeggiare. A questo punto noi andiamo a mettere più o meno a seconda di quando vogliamo farlo partire. Quindi possiamo mettere al massimo 59 minuti e 23 ore. A questo punto, una volta che abbiamo selezionato per esempio 12 ore e 13 minuti, allora la piastra inizierà a lampeggiare e andrà a fare un conto alla rovescia fino al momento in cui non arriviamo all'ora selezionata. Sul libretto di istruzioni abbiamo tutta una serie di risoluzioni di problemi laddove il display ci dicesse, appunto, di avere un problema. Andiamo a provarla. Vado ad inserire il cavo, ecco qua, e si è accesa. Adesso vado a prendere la mia bistecchiera. Vado a posizionare la mia bistecchiera qui. Vado ad impostare, aspettate. Così è spenta, così è accesa e vado ad impostare. Ah, io ho messo manuale ed è partita. Vado a mettere l'hamburger. Per l'hamburger, carissimi, se voi vi fate fare dal macellaio, come nel mio caso, un etto e mezzo di carne, questa è carne biscottona. Ci mettete, io non ci ho messo spezie perché mio figlio non le vuole, però ci mettete un po' d'origano, un po' insomma di spezie varie, lo impastate bene, lo schiacciate, gli date la forma dell'hamburger, è 100.000 volte meglio di quello che andate a comprare già fatto. E mettiamo qua. Buono. E vediamo la cottura. Però mo è ancora freddo.
È ancora freddo perché c'ha ragione lui, io devo selezionare la potenza. Mettiamola a 5, va, a metà. Ok, partito. Infatti mezzo secondo è già tiepida. Cioè, questo è in tempo reale, guardate un po'. Wow! Ecco qua, è prontissimo, io l'ho abbassata a 3 a metà cottura, vado a spegnere perché è prontissimo, off, vado a far freddare perché mezzo minuto ancora ci può stare e poi il nostro hamburger è prontissimo. Come avete visto, carissimi, questa piastra è veramente funzionale, bellissima, è compatta, guardate che meraviglia, pochissimo spazio per un risultato eccezionale. Il mio hamburger è venuto in maniera perfetta in pochissimo tempo. Se il video vi è piaciuto e vi è tornato utile, lasciateci un like, un commento se vi fa piacere. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Ci trovate anche su Instagram, sempre con il nome A Casa di Apicio. Vi lascio il link per andare a visionare la Full Crystal e gli altri prodotti della Cecotec. Come avete visto, noi utilizziamo costantemente e quotidianamente. Mi hanno semplificato veramente tantissimo la vita. Con un prezzo veramente contenuto ottenete tanto. Nel video precedente c'è anche la descrizione di questa bistecchiera, il codice sconto da inserire laddove lo voleste prima del pagamento del carrello è A Casa di Apicio, tutto minuscolo, per un 5% di sconto su tutti i prodotti che andrete ad acquistare. Qui buon appetito, il piatto è pulitissimo sicuro e ciao ciao, buona giornata!